È interessante seguire in Aristotele il passaggio dall'etica alla politica. Alla fine dell'Etica Nicomachea, Aristotele dice chiaramente che le teorizzazioni svolte finora costituiscono un po' il preludio all'opera successiva, cioè alla politica. E qual è la relazione che esiste tra etica e politica? Ecco, cercherò di dirlo brevemente, tenendo presente soprattutto un passo del decimo libro dell'Etica Nicomachea, in cui si dice qualcosa di molto interessante in proposito. Noi sappiamo che per Aristotele il fine di ogni essere vivente è la felicità. Quindi ogni essere vivente tende alla felicità. E tuttavia, e questo vale naturalmente anche per l'uomo, tuttavia non tutti gli uomini sanno in che cosa consiste quel bene che porta veramente alla felicità. Alcuni si sbagliano, alcuni scambiano il bene autentico, cioè il bene che rende veramente felici, con cose che bene non sono e che quindi non permettono la realizzazione del fine, dello scopo a cui ogni essere vivente tende per natura. E dunque bisogna prima di tutto venire in chiaro con questo bene, che cos'è il bene che l'uomo deve perseguire per essere felice. Allo stesso modo di come un arciere deve avere ben chiaro davanti a sé il bersaglio, affinché possa esercitarsi a centrarlo. Il bene per Aristotele, abbiamo detto, è la virtù etica da una parte e la virtù dianoetica dall'altra, cioè l'uomo realizza pienamente se stesso e quindi in questa realizzazione piena di se stesso diventa anche felice soltanto se esercita la virtù etica, le virtù etiche, anzi la temperanza, per esempio, la giustizia, il coraggio, eccetera, eccetera, virtù etiche che consistono nella moderazione dei propri desideri, nel dominio, nel controllo delle passioni che si agitano in noi. Soltanto se io riesco a praticare queste virtù etiche avrò anche la tranquillità, la serenità di perseguire anche le virtù dianoetiche, che sono in un certo senso più alte, che sono le virtù proprie della parte razionale dell'anima, e quindi raggiungere la felicità compiuta, la felicità perfetta, che, come è noto, in Aristotele consiste nell'attività teoretica, quindi nell'attività del filosofo, nella conoscenza sostanzialmente. Ora, se l'etica ci mostra che il bene consiste nella pratica della virtù e che l'uomo veramente felice è colui che pratica spontaneamente la virtù, è anche vero che non tutti gli uomini si fanno persuasi che il bene consiste appunto nella pratica della virtù. Anzi, Aristotele dice chiaramente che la maggior parte degli uomini è convinta del contrario. Di fronte al discorso, ai ragionamenti del filosofo, la maggior parte degli uomini volta la testa dall'altra parte, dice che il filosofo sostanzialmente questi ragionamenti non sono convincenti. La maggior parte degli uomini preferisce perseguire un presunto bene, quindi che bene non è, e che è il piacere, per esempio. La maggior parte degli uomini ritiene di dover dar soddisfazione ai propri desideri, si lascia trascinare dalle proprie passioni, non capisce, diciamo così, che questa strada è sbagliata e che il vero bene si trova da tutt'altra parte. Se dunque la maggior parte degli uomini è sorda agli insegnamenti della filosofia, non si lascia convincere
dai ragionamenti che fin qui Aristotele ha fatto nell'Etica Nicomachea, evidentemente si pone il problema di fare in modo che la massa comunque obbedisca a ciò a cui è bene obbedire, che la massa faccia comunque ciò che è bene fare, per assicurare quindi anche una corretta convivenza civile. Cioè, bisogna fare in modo che la massa si comporti bene, rispetti le regole della convivenza civile, anche se vorrebbe fare altrimenti. E qual è l'unico modo che si ha per ottenere l'obbedienza della massa? Evidentemente è la legge. Perché la massa, dice Aristotele chiaramente, non rispetta, non fa il bene perché si vergogna di fare il male, ma lo fa per paura della punizione. E quindi la legge costituisce in un certo senso anche uno strumento, almeno Aristotele qui la mette in questi termini, un valido strumento educativo. È attraverso la legge che è possibile sperare di educare la massa e di portarla pian piano a acquisire quelle buone abitudini che poi faranno sì che i cittadini col tempo obbediranno, seguiranno i buoni costumi, non perché costretti dalla legge, ma perché si renderanno conto, saranno consapevoli della convenienza di seguire i buoni costumi, di comportarsi bene. Quindi capiranno pian piano che la via della felicità è come ritiene Aristotele, è la pratica della virtù e non l'abbandonarsi alle proprie passioni. Quindi qui possiamo dire che Aristotele delinea quasi un obiettivo ideale, come dire che la legge è necessaria perché la maggior parte degli uomini tende a non fare il bene, a non comportarsi bene, però la legge è necessaria anche in quanto con la costrizione, con la paura della punizione, gli uomini sono pian piano portati a comprendere, ad acquisire delle buone abitudini e quindi a formare nel loro intimo quelle buone disposizioni che li rendono poi anche capaci di apprezzare, di ascoltare e di seguire i ragionamenti della filosofia etica. Quindi noi potremmo dire che qui Aristotele delinea una specie di progresso, una specie di evoluzione etica dell'uomo che nel punto più estremo non ha più bisogno sostanzialmente della legge, cioè il cittadino, quando i cittadini, quando la massa ha compreso che la strada della virtù deve essere intrapresa spontaneamente e che è quella la strada che può portare ad una autentica felicità, ecco che la legge ha assolto il suo compito, ecco che quasi non vi è più bisogno della legge. Aristotele non dice questo, ma diciamo così, il suo ragionamento sembra quasi prefigurare questa situazione ideale, cioè se il compito della legge è sostanzialmente un compito educativo, volto quindi a far acquisire agli uomini attraverso la paura della punizione quelle buone abitudini che poi li porteranno a comprendere l'importanza di praticare la virtù per se stessa e non perché se non lo faccio, posso incorrere nei rigori della legge. Ecco, in questo senso noi possiamo dire che la funzione educativa della legge ha il suo massimo risultato in una situazione ideale che naturalmente Aristotele non prefigura, cui probabilmente neanche crede che possa essere realizzata,
una situazione ideale in cui non vi è più bisogno della legge perché i cittadini sono diventati tutti intimamente virtuosi, cioè sono convinti, profondamente convinti, che quei ragionamenti che Aristotele ha esposto nell'Etica Nicomachea sono ragionamenti che vale la pena di seguire e perché hanno sviluppato in essi delle buone disposizioni che li rendono in un certo senso capaci, pronti a seguire la via della virtù, la via tracciata appunto da Aristotele. Il compito della politica quindi è quello di dare alla città delle leggi che abbiano naturalmente potere coercitivo e che appunto siano tali da indurre pian piano attraverso la paura della punizione i cittadini ad acquistare delle buone abitudini. Quindi il buon legislatore, il politico che sappia guardare con lungimiranza allo scopo ultimo della città, che è lo stesso scopo dell'etica, la città quindi ha come scopo quello di assicurare non soltanto la vita dei suoi cittadini, ma anche la vita felice. Quindi in questo senso politica ed etica non sono distinte se non perché la politica è più centrata quindi sull'individuo e ci fornisce in un certo senso lo scopo, quel bersaglio a cui ogni individuo deve tendere, mentre la politica guarda la cosa da una prospettiva più ampia, quindi dalla prospettiva della polis appunto. Ma il risultato è lo stesso, cioè sia nell'ambito del comportamento individuale, sia nell'ambito dell'organizzazione collettiva della polis, lo scopo è sempre quello di indicare in qualche modo come via del bene la via della virtù, la via della virtù, della pratica della virtù come l'unica via che può condurre al bene, dunque alla felicità e dunque all'armonia tra i cittadini. Ma adesso andiamo a vedere il passo in cui molto chiaramente Aristotele sostiene queste posizioni. Si tratta di un passo ricavato dal libro decimo, che è l'ultimo libro dell'Etica Nicomachea, e che è veramente chiarissimo e molto bello. Qui Aristotele, con un linguaggio assolutamente limpido, sostiene quanto abbiamo accennato. Scrive Aristotele: se dunque di queste cose della virtù e poi dell'amicizia e del piacere abbiamo trattato a sufficienza nelle loro linee generali, dobbiamo pensare che il nostro programma abbia raggiunto il suo fine? Ecco una domanda retorica. Quindi siamo alla fine dell'Etica Nicomachea e Aristotele chiede: ma abbiamo veramente raggiunto il nostro scopo delineando, diciamo così, le virtù, facendo l'elenco delle virtù etiche e dianoetiche, dicendo appunto tutte le cose che abbiamo detto, che lo scopo dell'uomo è quello di perseguire la virtù e che soltanto così si raggiunge la felicità, parlando dell'amicizia, trattando in maniera molto rigorosa, precisa, di tutte queste cose che riguardano l'etica, abbiamo veramente raggiunto il nostro scopo? Aristotele dice di no, non l'abbiamo ancora raggiunto. Abbiamo fatto un passo importante perché noi dobbiamo sapere che cos'è la virtù, dobbiamo sapere che cos'è la felicità e che la felicità appunto è raggiungibile soltanto attraverso la pratica della virtù, ma se ci limitiamo a questo sapere, a questa teoria, non abbiamo ancora raggiunto il nostro scopo. E perché non l'abbiamo raggiunto? Lo dice subito dopo. O non si deve piuttosto riconoscere, come si dice, che nelle questioni di comportamento il fine non è quello di contemplare, cioè di conoscere i singoli valori, ma piuttosto quello di metterli in pratica. Ecco qui. Quindi Aristotele dice che non si tratta qui soltanto di sapere che cos'è la virtù, ma si tratta anche di metterla in pratica.
Cioè il compito dell'etica, il fine dell'etica è raggiunto nel momento in cui io riesco anche a fare quello che ho compreso, cioè a mettere in pratica questo sapere etico, questo sapere filosofico, comportandomi virtuosamente. Quindi, anche per quanto riguarda la virtù, non è sufficiente il sapere. Ma dobbiamo sforzarci di possederla e metterla in pratica, o cercare qualche altro modo, se c'è, per diventare uomini buoni, ecco, molto chiaramente. Quindi non è sufficiente sapere che cos'è la virtù, ma dobbiamo metterla in pratica. Dobbiamo, cioè, sforzarci, per quanto possiamo, di diventare uomini virtuosi, cioè uomini buoni. Se dunque questi ragionamenti fossero sufficienti per renderci virtuosi, riceverebbero a buon diritto molte e grandi ricompense, come dice Teognide, e bisognerebbe farsene una provvista. Ora invece è manifesto che essi hanno la forza di stimolare ed incoraggiare i giovani di spirito libero, di rendere un carattere nobile per natura e veramente amante del bello, pronto a lasciarsi possedere dalla virtù, ma che non sono capaci di stimolare la massa alla perfezione morale. Ecco quanto dicevamo. Dunque, questi bei ragionamenti, questi ragionamenti chiari, fondati, che danno appunto una dimostrazione teorica di che cosa sia la virtù e di come il raggiungimento della felicità passi solo attraverso la pratica della virtù, sono inefficaci per la maggior parte degli uomini, no? Oggi quando si dice, per esempio, non fare il filosofo, no? Si intende appunto questa specie di disprezzo per la filosofia è qualcosa di astratto, almeno così si pensa, qualcosa che resta soltanto un sapere teorico che poi però nulla a che fare con la pratica. Certo. Per la maggior parte degli uomini è proprio così e si deve dunque trovare il modo di far sì che la maggior parte degli uomini venga in qualche modo portata a praticare la virtù anche controvoglia inizialmente. Questo lo può fare, come vedremo, soltanto il potere coercitivo della legge. Ma qui Aristotele accenna anche al fatto che i ragionamenti della filosofia sono efficaci soltanto per coloro pochi che hanno già compreso. E fa riferimento a questi giovani di animo nobile e che amano il bello, che sono già predisposti alla virtù, per i quali i ragionamenti svolti finora, dice Aristotele, sono di incoraggiamento, sono di stimolo alla virtù. Ripetiamo questo passo, è molto bello. Dunque, essi, questi ragionamenti, hanno la forza di stimolare, di incoraggiare i giovani di spirito libero, di rendere un carattere nobile per natura e veramente amante del bello, pronto a lasciarsi possedere dalla virtù. Quindi Aristotele è persuaso che la filosofia sia di stimolo, sia di incoraggiamento soltanto per pochi. Per i giovani, dice qui, i quali o per natura o perché hanno ricevuto una educazione corretta o per qualche altra ragione, hanno in loro già una disposizione verso la virtù e in particolare hanno un senso di vergogna per le azioni infamanti e sono quindi stimolati a compiere azioni virtuose. Con la filosofia, l'etica, i ragionamenti svolti finora, dice Aristotele, sono utili per questi giovani, cioè utili non nel senso che suscitino in loro delle disposizioni virtuose dove prima non c'erano, ma nel senso che incoraggiano a compiere quelle azioni virtuose di cui c'è già la disposizione nel loro animo, perché il loro animo è particolarmente incline alla virtù. Sono giovani di spirito libero,
di animo incline al bello, a giovani che sanno appunto apprezzare la virtù, la bellezza. La massa non ha questa inclinazione e quindi ecco che si pone il problema politico se la massa, se i più non hanno queste inclinazioni virtuose, bisognerà in qualche modo trovare il sistema di suscitarle queste disposizioni virtuose, di promuoverle. Se i più non seguono spontaneamente, non si impegnano spontaneamente lungo la strada della virtù, bisognerà in qualche modo costringerli affinché pian piano anche il loro si formino delle buone abitudini. La massa, infatti, per natura non ubbidisce al sentimento del pudore. Ecco, il sentimento del pudore in regola è eidos, no? Questo sentimento del pudore che spinge quei giovani di cui aveva parlato prima a comportarsi virtuosamente. Dunque la massa non ubbidisce per natura al sentimento del pudore, bensì alla paura. E non si astiene dalle azioni basse a causa della loro turpitudine, ma per timore della punizione. In effetti, poiché vive immersa nella passione, persegue i piaceri che le sono propri e gli oggetti che glieli procureranno e fugge i dolori opposti. Ma di ciò che è bello e veramente piacevole non ha alcuna idea, perché non li ha mai gustati. Ecco, qui vale la pena di soffermarsi ancora su questo punto. Vedete come la maggior parte degli uomini non segue la virtù, non è abituata a comportarsi bene, non tanto perché sia cattiva per natura, quanto perché non ha mai gustato i piaceri del comportamento virtuoso. Non conosce, non sa apprezzare il bello, il buono, perché sostanzialmente non ha ricevuto un'educazione adeguata, perché non li conosce e quindi non conoscendoli, non essendo stata abituata fin da piccola ad agire virtuosamente, questi individui, no, non sono in grado di apprezzare né i ragionamenti della filosofia, né il comportamento virtuoso, e quindi cercano la felicità in un oggetto sbagliato. Sono come l'arciere che mira a un bersaglio che non è quello giusto e che quindi non perseguirà il suo scopo. Seguendo le passioni, lasciandosi, come dire, trascinare da desideri che con la virtù e con la conoscenza non hanno nulla a che fare, evidentemente la maggior parte degli uomini non è in grado neanche di perseguire la propria felicità. Ma qui Aristotele è come se volesse dire che questo non è imputabile tutto a loro, non è colpa loro, almeno non è completamente colpa loro. Perché essi, vedete come dice, non hanno gustato questi piaceri, cioè i piaceri della virtù, i piaceri della conoscenza, i piaceri attinenti appunto alla pratica delle virtù etiche, della virtù dianoetica, i veri piaceri, non li conoscono perché non li hanno mai gustati. E quindi ovviamente credono che la felicità consista in beni che beni non sono, che sono soltanto beni apparenti. Uomini simili, quindi, quale ragionamento potrà trasformarli? Ecco, qui Aristotele dice che nessun ragionamento sarà in grado di trasformare uomini simili. Non è col ragionamento, non è con le parole, non è con le dimostrazioni dell'etica di Aristotele che potremo persuadere questi uomini a cambiare stile di vita, no? Che si non daranno ascolto alla filosofia, dal momento che non hanno quella disposizione, no? Procurata da una buona educazione o che in parte è anche favorita dalla natura, che invece permette a quei pochi giovani di ascoltare
i dettami della filosofia e di essere così dalla filosofia incoraggiati a seguire la via della virtù. Quindi in che modo si potrà raddrizzare, diciamo così, no? Si potranno raddrizzare le cattive abitudini della massa. Non è infatti possibile o non è facile far mutare col ragionamento ciò che da molto tempo si è impresso nel carattere, anzi dobbiamo senza dubbio essere contenti se possedendo tutto ciò che secondo noi serve per diventare virtuosi, riusciamo a partecipare della virtù. Ecco qui c'è appunto l'idea che la via della virtù non è facile e che coloro che non hanno impresso nella loro anima perlomeno una traccia, no, di quello che è conveniente fare, e da questi non ci si può aspettare che essi seguano la via della virtù, che essi si indirizzino al vero bene, cosa che è difficile anche per l'uomo che invece capisce l'importanza della filosofia e in particolare dell'etica e l'importanza appunto di seguire questa strada. Alcuni pensano che si diventi buoni per natura, altri per abitudine, altri per insegnamento. Orbene, ciò che deriva dalla natura è chiaro che non dipende da noi, ma per certe divine cause si trova in coloro che sono veramente fortunati. Il ragionamento poi e l'insegnamento non hanno, temo, sempre efficacia su tutti, ma occorre preparare prima, con le abitudini, l'anima di chi li ascolta e provar piacere ed odio, a provar piacere ed odio come bello che si faccia, così come si deve preparare la terra che dovrà nutrire il seme. Ecco qui ancora, no? È Aristotele che esprime molti dubbi sulla possibilità che si possa, diciamo così, far sì che la maggior parte degli uomini diventi virtuosa. Molti sono gli ostacoli, in parte la predisposizione alla virtù dipende dalla natura, quindi è qualcosa che è un po' fuori dalla portata degli uomini, in parte dipende dall'abitudine, certo, se io sono stato abituato fin da piccolo a comportarmi in un certo modo, per me sarà più facile seguire i dettami della ragione, no? E praticare un comportamento corretto. Dipende anche dall'educazione, ecco, l'educazione è importante per Aristotele, no? Bisogna appunto abituare fin da piccoli i bambini, i ragazzi a provare piacere per le cose che meritano, e a fuggire le cose che invece sono disdicevoli, quindi a provare disgusto per ciò che non è conforme alla virtù. Tutto questo è difficile, tutto questo può accadere, ma può anche non accadere, quindi a maggior ragione il compito del legislatore, come vedremo, non è facile. Si tratterà appunto di fornire alla città un corpus di leggi e di farle applicare rigorosamente per poter sperare in qualche modo che i cittadini, che nei cittadini si formino delle buone disposizioni. Infatti, chi vive secondo passione non ascolterà un ragionamento che lo distolga da essa ed in ogni caso non comprenderà. Ecco, quindi ancora una volta il concetto che abbiamo ribadito. E cioè colui che vive secondo passione, non secondo virtù, non sarà disposto ad ascoltare la retta ragione. Quindi per lui la filosofia non avrà alcuna presa su di lui. Come è possibile che chi si trova in questa disposizione si lasci persuadere a cambiare? In generale la passione non sembra che ceda al ragionamento, bensì alla forza. Bisogna dunque che ci sia già in precedenza, in qualche modo, il carattere che è proprio della virtù, cioè un carattere che ama il bello e mal sopporta il brutto. Ecco, è ribadito il concetto che abbiamo detto più volte. Qui si accenna già alla forza, no? Quindi se la maggior parte degli uomini non è incline a comportarsi virtuosamente,
Ad obbedire quindi alla ragione dovrà in qualche modo essere costretta ad obbedire, dovrà in qualche modo essere portata a comportarsi bene con la forza, quindi con la forza di una legge naturalmente, di una legge, ripeto, che abbia potere coercitivo. Ma è difficile avere fin dalla giovinezza una retta guida alla virtù se non si viene allevati sotto buone leggi. Giacché il vivere con temperanza e con fortezza non piace alla massa e soprattutto non piace ai giovani. Perciò bisogna che l'allevamento e le occupazioni dei giovani siano regolati da leggi, giacché non saranno penosi se saranno divenuti abituali. Certo non è sufficiente che i giovani abbiano magari un allevamento ed un'educazione corretti, ma poiché anche quando sono divenuti uomini bisogna che li mettano in pratica, e che vi siano abituati, anche per questo campo abbiamo bisogno di leggi, e quindi in generale per tutta la vita. La massa infatti ubbidisce di più alla necessità che al ragionamento, e più alle punizioni che al bello. Ecco quanto avevamo anticipato. Quindi la politica, la scienza politica, è in parte scienza che deve dare alla città delle leggi fornite di potere coercitivo, che siano cioè in grado di ottenere l'obbedienza delle masse, non inclini al bello, che spontaneamente non seguono la virtù, ma che attraverso, diciamo così, l'educazione, la costrizione della legge, si può sperare che pian piano anche nelle masse, anche nella maggior parte degli uomini, con pazienza, con la ripetuta e rigorosa applicazione della legge, si possano in qualche modo formare quelle buone disposizioni che in un futuro più o meno lontano si spera possano rendere anche le masse sensibili all'insegnamento della filosofia e quindi portarle ad obbedire alla ragione, a seguire spontaneamente, liberamente e consapevolmente la strada della virtù, che è anche, secondo Aristotele, la strada che conduce al vero bene e quindi alla felicità autentica.